Buongiorno a tutti, sono le 7:30 del mattino e questo mi preparo con voi mattutino. Allora, scusate la voce, ma ho mal di gola, ieri avevo anche i decimi di febbre, ma oggi dovevo andare per forza a lavoro. Sono gli ultimi 2 giorni di lavoro, quindi sopportiamo. Oggi faccio colazione con un tè caldo proprio perché ho la gola in fiamme. È un tè che ho comprato a Londra, raspberry e strawberry, quindi more e fragole. Oggi riproduco un trucco che ho fatto un po' di tempo fa, l'ho postato su Instagram e vi è piaciuto. Ho già applicato la crema idratante che sto utilizzando questa qui all'ossigeno e all'acido ialuronico. E il contorno occhi Biomed antiocchiaie. E adesso vado con la CC Cream perché ho finito la BB Cream di Sobioetic. Se avete visto il video recensione, sapete che d'inverno prediligo la CC Cream, la BB Cream, perché è un pochino più idratante. Vi faccio vedere all'opera il farlocco di MAC. Quel pennello tutto strano, ve ne parlai tanto tempo fa. Questo è l'originale. E questo è il farlocco, sono quasi identici, solo che l'originale ha le setole, sembrano naturali, mentre il farlocco sono sintetiche, insomma le setole sono diverse, però funziona allo stesso identico modo. Applico il correttore anti-age della Maybelline in nude. Lo trovo meraviglioso perché non è eccessivamente secco. Mi sto acclimatando. Appena mi sono alzata avevo le mani ghiacciate, ho detto ecco qua, tengo la febbre. Non l'ho misurata, però secondo me un 37 non me lo toglie nessuno. Fisso tutto con la mia dorata cipria di Bionicle Actin, quella per l'acne. Che è meravigliosa. Quindi l'applico con il pennello perché ultimamente ho la pelle un poco, cioè sembra assurdo, in alcuni tratti secca, quindi non voglio seccarla troppo. Tra l'altro questo look secondo me è perfetto per queste feste di Natale perché è luminoso, non ci sono i glitter perché la mattina non uscire mai con i glitter, però è bello. Ed applico questo bellissimo blush che vedete sto utilizzando tantissimo ed è il 302 sempre di Bioniche con il pennello 127 di Zoeva. È un blush modulabile, non fate effetto panda immediatamente, quindi è leggero e potete applicarne di più. Io ne applico poco poco in più perché così mi dura di più durante la giornata. Poi che faccio? Io voglio far vedere in action questo pennello che perde un po' di petali, ottimo, di setole, che è quello di un, sì, sempre questo sito cinese mi ha mandato certa roba e vuole assomigliare a uno dei MAC con cui io non mi sono trovato, sono diventato un uomo, trovata bene, ma con questo qui mi sto trovando abbastanza bene perché è più morbido, più flessibile. Comunque applico il Bama Mama di The Balm. Lo metto anche un po' qui, sto nasone enorme che ho. Ed infine applico questo illuminante che mi piace tantissimo, che è di Makeup Academy, lo comprai sempre a Londra, ed è Undress Your Skin. Vedete, però è quella versione dorata. Mettiamo un po' di illuminante perché oggi è prima mattina, è lunedì e come ogni lunedì abbiamo bisogno di luce. Allora, come primo step, applico Christine di Nabla in versione Cream and Shadow perché quella che faceva prima e non ho capito se è stata sostituita o no, era questa qui, vedete? Sono simili, solo che Christine in H2O aveva un sottotono un po' più giallino, mentre questa qui è leggermente più rosato, però diciamo che tutto sommato sulla palpebra non si vede tanto sta cosa del rosato e lo applico su tutta la palpebra mobile.
Se fate una passata è così leggero, soft, non molto presente come illuminante, però io faccio più passate perché l'effetto glow molto molto luminoso si ottiene facendo più passate. Ho intinto... L'allarme, i miei genitori si sono svegliati. Ho intinto il dito, diciamo 4 volte, va? Allora, a me così già va bene, però che faccio? Vado adesso con Christine in H2O e lo vado a pressare al di sopra. Wow! Adesso dalla Naked Smoky prendo questo marrone caldo che è whisky, insomma, colori caldi. Cioè, utilizzo appunto sia whisky che radar, che è quest'altro caldo. E lo vado a sfumare nella piega palpebrale con un pennello da sfumatura. Per una sfumatura perfetta dovete utilizzare prima un pennello, appunto, sempre da sfumatura sporco, cioè nel senso che lo sporcate voi, non è che dovete usarlo sporco. Con uno applicate e adesso, ad esempio, lo cambio e prendo quello pulito e l'altro me lo sfumo. Adesso prendo un pizzico di Black Market, che è nero, e lo metto solo nella piega. E sotto la palpebra prendo questo qui, che è un colore opaco panna. Sapete che a me piace molto come illuminante, perché è soffice, cioè tutte le palette hanno un ombretto simile. Utilizzo. Utilizzo l'eyeliner in penna di Stila, che è meraviglioso, ragazzi, veramente è, ha un pennellino sottilissimo divino. Ok, dopo aver fatto questa mega riga d'eyeliner, vado di nuovo con un po' di Black Market, cioè col nero, nella piega. È un rigone, ok? Quindi diciamo che non sta bene proprio, proprio a tutti. Però diciamo che ovviamente fatelo in base alla vostra tipologia di occhio, magari molto più sottile se avete la palpebra che ricade un poco, non troppo appunto doppio. A me l'effetto piace perché è un rigone, cioè a me piace il rigone di Alain, rigone, bello, ti riempie la bocca questo termine. E poi vado con il mascara, sto utilizzando sempre il Custodio Makeup RP volume. Qua ci azzeccava anche una bella ciglia finta, ma stiamo andando a lavoro, quindi... Allora, la parte inferiore dell'occhio non la trucco perché non voglio far ricadere l'attenzione sull'eyeliner. Vado a dare ancora un po' di luce con un illuminante, primo, però solo qui. Ok, ridefinisco le sopracciglia con la Manga Brow di Neve, questa è quella per le bionde, quindi proprio perché voglio un effetto naturalissimo. Ok, cioè, no, il trucco non cambia i tratti del viso, degli occhi, no, per carità. Ok, ho completato gli occhi e adesso applico di Lime Crime, il Velvet Tints, oddio, riuscirò a parlare, il Riot, che è bellissimo. Allora, io ho le labbra secchissime, forse probabilmente proprio perché ho le difese immunitarie, sì, le tifose, un po' basse, però comunque andiamo a mettere sta tinta. E ha un'odorazione fantastica. Affinché le tinte aderiscano perfettamente, dovete tenere le labbra completamente asciutte. Cioè, una passata e vecchio, no?
Non so che fare, se tagliarli o no i capelli, o farli crescere. Sto in quella situazione in cui li vorrei lunghi, ma li vorrei lunghi istantaneamente. Sono cresciuti tanto, dovrei tagliarli. Ok, setto i denti. E niente, questo è il look finito. Io spero tanto che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video, libro. Vabbè, oggi sono un po' dislessica, scusatemi, sono un po' stanca, prima mattina, vado di fretta, è tardissimo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo appunto al prossimo video.